Ciao a tutti ragazzi, noi siamo i Peppers Bro, io sono Giulio e oggi andremo a vedere come preparare la polvere di peperoncini. Bene ragazzi, come primo passaggio andremo a prendere i nostri peperoncini essiccati. In questo caso si tratta di buzzolocchia che ho essiccato tempo fa, sono del raccolto di quest'estate. Come potete vedere noi dopo l'essiccazione tendiamo, cioè abbiamo questa diciamo preferenza di mettere sotto vuoto i peperoncini. Questo per far sì che si conservino nel migliore dei modi possibili e mantenere tutte le caratteristiche organolettiche. Ok ragazzi, dall'odore si sente che sono davvero fantastici, il sottovuoto ha funzionato. Noi adesso andiamo a posizionare i peperoncini all'interno del nostro mini chopper. Come sentite sono belli croccanti, quindi belli secchi. Mi raccomando, devono essere molto secchi. Piccolo, diciamo, anche qui consiglio, noi consigliamo di seccarli piuttosto che rischiare di seccarli troppo poco e quindi di lasciare umidità all'interno del frutto. Preferiamo seccarli dai 40 ai 50 gradi per circa 48 ore. Molti dicono anche 24 ore bastano. A noi sinceramente preferiamo non rischiare. Ok ragazzi, adesso iniziamo la fase di tritatura. E in questa fase non serve avere fretta, cioè dovremo più volte andare a tritare, ritritare e fino a che non avremo raggiunto una finezza, insomma la grana della polvere sia molto sottile. Ad alcuni piace anche un po' più grossolana. Io preferisco avere polvere. Iniziamo. Allora ragazzi, in questa fase dovremo anche muovere, diciamo, in varie posizioni il mini chopper per far sì che la polvere si uniformi il più possibile. Mi raccomando, io adesso non sto usando la mascherina, il consiglio è di usare una mascherina, anche se degli occhiali se li avete ancora meglio. Non aprite appena polverizzato perché davvero potreste incorrere in problemi respiratori. Ok ragazzi, finita la fase di tritatura, quando avremo raggiunto il livello, la grana, lo spessore richiesto, insomma da noi desiderato, non dovremo far altro che andare a stendere su, in questo caso uso una teglia con al di sopra un strato di carta da forno, stenderemo la polvere in modo tale da fare in modo che venga dissipato il calore prodotto dalla fase di, diciamo, di triturazione, insomma, perché appunto le lame e il fatto della rotazione va a scaldare la polvere. Questo perché? Per far sì che una volta messa la polvere all'interno del vasetto, raffreddandosi non crei una fastidiosa condensa e quindi rimanga dell'umidità all'interno del vasetto. Come possiamo vedere, lo spessore, insomma la finezza della polvere è perfetta, almeno per come la desideravo io. Il colore, non serve neanche dirlo, è eccezionale, davvero sembra finta. Mi raccomando, non sprechiamo nulla, cerchiamo di recuperare tutta la polvere all'interno dal contenitore, dal vasetto. Ok ragazzi. Ora questa bellissima montagnola la dovremo distruggere perché andremo a appiattire, spianare insomma tutta la polvere e come ho detto prima cercheremo di far raffreddare la polvere il più possibile insomma per poi andarla a inserire nel vasetto che poi la conserverà. Benissimo, effettuata la fase di raffreddamento andremo a inserire all'interno del vasetto la polvere.
Ok ragazzi, come possiamo vedere la nostra polvere di peperoncino è pronta. Ok ragazzi, il video tutorial di oggi è terminato. Come possiamo vedere il risultato ottenuto è soddisfacente. Non mi resta che ringraziarvi per aver visto il video. Vi invito a mettere un bel mi piace e andare a vedere su YouTube anche gli altri video se non li avete ancora visti. Andate a fate un salto sulla pagina Instagram e TikTok. Da Giulio e dai Peppers Bro per oggi è tutto.